questo quartiere voi avete modo di vedere la grande sinagoga è da alcuni anni. Una visita guidata attraverso i luoghi più significativi del ghetto di Roma. È stato il presidente della comunità ebraica Riccardo Pacifici ad accompagnare il nuovo presidente dell'Assemblea Capitolina Valeria Abbaglio nella grande sinagoga di Roma, nel museo e nella scuola ebraica. Un gesto, sottolinea l'Abbaglio, per rafforzare il gemellaggio ideale tra Roma, Gerusalemme e la comunità in un momento delicato come quello che ha seguito i fatti di Parigi. Ho accolto immediatamente l'invito a venire in questi luoghi meravigliosi e importanti per Roma, non solo per la storia che lega Roma, Gerusalemme e Roma alla sua comunità ebraica e all'amicizia, l'amicizia profonda che ci vede insieme oggi e insieme da sempre. Siamo venuti qui, sono venuta qui non da sola, accompagnata dalla vicepresidente Azzuni, dai consiglieri comunali, da assessori e presidenti di municipio, perché vogliamo appunto rappresentare una grande squadra che lavora per la sua città e che vuole una città libera, solidale e anche sicura. Questa visita è servita anche a mostrare che tra la comunità c'è voglia di andare avanti, anche se con un clima diverso, sottolinea Pacifici. C'è voglia di andare avanti, certamente il clima è diverso nella nostra città, siamo consapevoli dei rischi e dei pericoli, ma siamo altrettanto e ancora più consapevoli che tutto si vince sia a livello culturale che con attività di prevenzione. Ringraziamo le forze dell'ordine che presidono da sempre, senza eccezioni o momenti eccezionali come questi. Certo, è stato rinforzato il tutto, ma ringraziamo soprattutto le mamme, io le voglio pubblicamente ringraziare, sono le nostre mamme, le nostre mogli che hanno deciso nonostante questo momento di continuare a mandare i figli senza alcuna esitazione, anzi vi può sembrare strano, stiamo ricevendo anche richieste di mamme che hanno fatto la scelta della scuola pubblica e che stanno meditando invece di mandare adesso i loro figli alla scuola ebraica. Credo che questo sia un segnale importante.